Stamattina la compagnia di Termini Imerese, nello specifico il nucleo operativo della compagnia, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere ai danni di due soggetti residenti a Trabia. L'ordinanza è emessa dal GIP del Tribunale di Palermo su richiesta della DDA di Palermo, la sezione di Palermo. L'ordinanza è stata emessa per episodi di estorsione e tentata estorsione, riconosciuti aggravati per le modalità di stampo mafioso e per aver agito con le finalità di avvantaggiare l'associazione Cosa Nostra. L'attività sostanzialmente ha dato luce a questi episodi di estorsione che si sostanziavano nel tentativo dei due arrestati di acquisire la gestione occulta di un parcheggio creato dinanzi a uno stabilimento balneare del comune di Trabia. Questa gestione occulta avrebbe garantito ai due soggetti di non figurare quali reali autorizzati ad avere il parcheggio, ma di poter beneficiare degli introiti elevati per la stagione estiva. L'imprenditore vittima di questo tentativo, a seguito di una prima che inizialmente è riuscito a frenare questo intento dei due soggetti, ha ricevuto così una seconda richiesta estorsiva, questa volta quella che viene definita, messa a posto, quindi una classica richiesta di un'elargizione di denaro in luogo della gestione del parcheggio, una richiesta di denaro derivante dai proventi di quella che sarebbe stata la stagione estiva nel parcheggio. Da ultimo, nell'arco dell'attività, è stato riscontrato come i due soggetti arrestati, quindi il Teresi, Antonino ed Erco Pietro, nell'arco dell'estate, hanno più volte fruito, anche insieme ai congiunti, dei beni e dei servizi dello stabilimento balneare a partire dal bar, senza mai pagare. In che modo i due soggetti, mi pare già pregiudicati, si possono dire vicini a Cosa Nostra? Beh, allora, uno dei due soggetti, il Teresi Antonino, è pregiudicato proprio per reati di 416 bis e anche nell'ordinanza è riconosciuto come appartenente all'associazione di Cosa Nostra, è sicuramente una figura importante nell'ambito del comune di Trabia. L'altro soggetto è esterno a Cosa Nostra, non è pregiudicato per altri fatti. L'imprenditore ha collaborato. Come siete arrivati a ricostruire queste estorsioni? C'è chiaramente una continua attenzione sui soggetti che scontano una pena per 412 bis e che poi vengono riammessi alla libertà, già perché destinatari della misura della sorveglianza speciale, in questo caso con l'obbligo di dimora del comune, quindi per noi c'è sempre un interesse importante su queste persone. In questo modo siamo riusciti a aprire questa tipologia di attività che ci ha portato a scoprire queste estorsioni e tentate estorsioni. E invece a quanto ammontano queste puntate estorsioni in euro? Si può quantificare? Allora, vabbè, la tentata estorsione è riferita al tentativo di gestire occultamente il parcheggio, non si può quantificare, nel senso sono introiti importanti nell'arco della stagione estiva. La richiesta successiva, non comunque definita chiaramente nella mia indagine, ammontava tra i 1.000 e i 2.000 euro. Nel comunicato fate riferimento soltanto a un imprenditore, ce ne sono altri che hanno altri lidi balneari e cose simili. Come mai i due restavano soltanto questo imprenditore? Ma su questo posso soltanto riferire che l'attività ha permesso di dare luce in questo caso a questo imprenditore. Non posso riferire su altro perché dall'attività non è emerso. Non sono emersi altri contatti con altri imprenditori, quindi non saprei in questo. Grazie. Grazie mille.